solo con Agostino Fallara. Allora, Giovanni, attaccato agli sport, anche se sei salito, diciamo, tra virgolette, più pulito, senza fare un po' di show come le altre gare, giusto? Sì, sì, oggi diciamo che ho cercato di sentire i consigli che mi hanno dato i miei zii, che qua più pulito camminavo e più il tempo usciva meglio. Infatti non ho esagerato, l'ultima mancia non sono nemmeno salito, perché già avevo un buon riferimento, avevo 0,9. Quindi ho detto che l'ultima mancia non salgo, mi sono risparmiato la macchina. E Agostino ridice, vedi i miei consigli, giusto Agostino? Beh certo, ha fatto bene, perché è inutile rischiare, perché già aveva un buon tempo. Anche che abbassi un secondo o due, poi non puoi arrivare agli sport. Un secondo o due, mamma! Dichiarazione di guerra. È già buono, è andato bene, se l'è portata bene, oggi ha fatto un buon risultato. Perfetto, grazie Giovanni, grazie, grazie Agostino. Stesso gruppo, Cinonata 1004, secondo posto per Antonino Giovanni Lauro. Primo posto per Giovanni Priolo. Eccoli. Vincitore della classifica seconda del gruppo E1, Giovanni Priolo. Assoluta. Quinto posto, Giovanni Priolo. Quarto posto, Tiglia Gaetano. Terzo, iniziamo al podio, Carmelo Scaramuzzini. Terzo, Gaetano Righiti. No, secondo, non siamo nemmeno il terzo. Secondo è Gaetano Righiti. Dov'è Gaetano? Viva Balzello, per la sua votazione. Primo posto assoluto di questa 11ª edizione dello slalom città di Campo Calabro, Antonino Branca. Prego il sindaco Sandro Lerari.